Buon pomeriggio ai nostri amici del mercoledì di Pantacù. Ebbene sì, ultima puntata che significa anche un po' fare un po' un bilancio, anche se è complicato fare un bilancio di Pantacù. E chi ci ha seguito ha visto che sono stati tanti gli appuntamenti che abbiamo vissuto e condiviso insieme. Siamo entrati nelle classi dei nostri ragazzi con la sezione La classe non è acqua e le famiglie ci hanno aperto la porta di casa, ci hanno fatto entrare e ci hanno raccontato la loro vita. E gli amici delle ACLI ci hanno accompagnato davvero a piccoli passi e con la mano a districarci meglio nel mondo della fiscalità, certo argomenti difficili, complicati, eppure ad un certo punto sembravano così banali, perché sono banali nel senso semplici, perché sono stati bravi a farci comprendere come possiamo risparmiare, perché il risparmio è famiglia, soprattutto se si porta avanti un progetto di condivisione che è un po' quello che ha fatto Pantacù. Certo, oggi dovrei in qualche modo ringraziare, o meglio, devo ringraziare quanti hanno reso possibile tutto questo. Lo voglio fare in apertura, poi in chiusura ci saranno tutti i ringraziamenti, ma in apertura voglio appunto dire grazie, grazie a quanti ogni volta hanno detto sì per le dirette di Pantacù. Grazie a chi ha fatto da ponte e in questo momento continua a far da ponte con la regia, dimostrando che l'Italia è una. Perché lui è a Milano e noi invece siamo in Campania, io mi trovo a Salerno, eppure insieme siamo stati sempre, quasi tutti i mercoledì di ogni mese, per incontrarci qui sul gruppo di Pantacù ed essere insieme, lavorare insieme per un progetto che si è posto sin dall'inizio l'obiettivo sfidante del contrasto alla povertà educativa, si è posto come obiettivo quello di mettere un freno alla dispersione scolastica mettendo in campo tutta una serie di progetti, laboratori, arte, musica, spettacolo. Lo avete visto, lo abbiamo raccontato. Grazie ai genitori, grazie alle scuole, grazie ai partner e grazie, faccio un nome per tutti, perché così questo nome un po' li racchiude tutti. Voglio cominciare questa puntata delle ACLI dicendo grazie ad Antonella Spadafora, perché lei ha saputo tenere insieme le tante anime di Pantacù, tutte diverse tra di loro, tutte straordinariamente diverse, che hanno puntato al raggiungimento del grande obiettivo. Ma adesso ho detto troppo perché è il momento di chiamare qui in diretta con me Natalia Ferrara. Ho Ciao Concita, buonasera a tutti. dimenticato il secondo, Va Ferrara. bene, lo stesso mi preoccupa. Buon pomeriggio Natalia, Buon scusami se ti ho pomeriggio. fatto attendere un po', ma è l'ultima puntata, è la puntata dei ringraziamenti ed è No, anche anzi. complicato, devo dire, sono emozionata perché uno poi va, dice, vabbè, l'ultima puntata, eppure arriva e c'è un po' di emozione, sapere che poi non ci si ritroverà, però siamo contenti e felici di quanto abbiamo costruito insieme in questi mesi, o meglio, ancora di più, in questi anni con Pantacù, anche grazie allo straordinario apporto degli amici delle ACLI che ci sono stati accanto in tutto e per tutto. Allora, prima di entrare appunto nell'argomento, visto che è una Sì, puntata molto particolare, Natalia, perfetto, quindi hai poco fiscale, ecco, tratteremo, non vi preoccupate, No, tratteremo. ma va benissimo, tranquilla, va tranquilla. Però appunto le ACLI sono state accanto alle famiglie, hanno fatto anche tanto sportello, avete incontrato tante persone e appunto ti chiedo un messaggio di chiusura, che facciamo in apertura, perché di solito si fa proprio Sì, alla fine, invece no, ma no. infatti soprattutto i ringraziamenti, mi associo ai ringraziamenti ad Antonella che è comunque l'anima di questo progetto ed è stata capace di tenerci tutti insieme e dove anche se con peculiarità completamente differenti perché c'è stata una eterogeneità in questo progetto bellissima che ci consente comunque di crescere tutti, ognuno nel proprio campo, però poi appunto con il supporto anche di Marco da Milano, e uno dice, ok,
non è proprio dietro l'angolo, il sentirsi tranquilli nello svolgimento di tutto quello che è stato il lavoro fatto insieme sicuramente è stato molto piacevole, è stata una bellissima esperienza, anche perché sai che le ACLI incontrano le famiglie quotidianamente su, di persona, e in questo momento difficile di questi 2 anni il riuscire ad esserci e ad arrivare anche a persone che ci conoscevano poco rispetto al mondo della famiglia è piacevole ed è stato facile, quindi sicuramente ringraziamenti a tutti i partner del progetto, a te che hai saputo gestirci, che non è da poco, perché Marco sicuramente per la parte tecnica, ma il tuo lavoro è stato importantissimo perché hai messo noi a nostro agio e la possibilità di fare il nostro lavoro fatto bene, anche e soprattutto grazie a te che ci hai fatto tanto da facilitatrice in tutto il percorso, quindi questo sicuramente. Grazie. E a nome delle ACLI il piacere di continuare a collaborare con i partner, questo è una, ormai una consapevolezza e un'inclusione che soprattutto con Ibi, quindi con Antonella, c'è un rapporto che va oltre quello del singolo progetto, e quindi questa cosa ci piace perché il costruire rete è importante nel mondo del terzo settore in generale, perché senza la rete da soli, come c'era un adagio che diceva che da soli vai più veloce ma insieme vai più lontano, e quindi sicuramente il costruire la rete è quello che ci serve. La famiglia senza una rete non ha, ormai i bisogni delle famiglie sono tantissimi, e quindi solo una rete li può supportare correttamente, quindi questa è l'esperienza sicuramente bellissima a nome delle ACLI di aver partecipato e di aver fatto quello che sappiamo fare, rendendo diciamo a disposizione le buone prassi di tutti, questo sicuramente. E devo dire, mi fai riflettere proprio sul concetto che di fatto il progetto è partito avviando una rete, e oggi questa rete è molto più forte perché le relazioni sono diventate molto più forti, e penso che uno degli obiettivi che ha raggiunto il progetto è quello di essere riuscito ad andare al di là del progetto stesso, ecco, i rapporti che si sono creati tra i vari partner al di là di Pantacù penso che rappresentano davvero un plus di tutto il percorso che abbiamo vissuto, al di là delle poi relazioni umane straordinarie, delle amicizie, delle conoscenze che sono intrecciate, che rappresentano di fatto una realtà. Senza Pantacù magari degli incontri non ci sarebbero mai stati, invece questo è avvenuto, anche questo fa parte del progetto, al di là di quelli che poi sono gli obiettivi che sono stati messi su carta, raggiunti tra l'altro in modo straordinario, lo ricordiamo sempre, anche per la pandemia che c'è stata e che ha richiesto necessariamente un cambio di rotta, e tutti i partner sono stati in grado di cambiare questa rotta senza snaturare ovviamente il progetto stesso. Ma adesso entriamo nel vivo del nostro argomento, perché siamo a fine maggio, e quando si arriva a fine maggio diciamo che i campi cominciano a, diciamo, ad avere delle giornate alquanto movimentate, perché è tempo di 7:30. Sì, già questo parolone che entra in una casa, una famiglia, una persona come me, e poi 7:30 accipicchia. E adesso che cosa succede? Quali sono le cose che devo preparare e non devo preparare? E ci sono tante interessanti novità che riguardano appunto le famiglie, come dicevo in apertura, Natalia, anche per risparmiare, no? Perché il 7:30 rappresenta uno strumento, spesso lo vediamo come lo strumento, no? La voce comune, lo strumento di controllo, lo Stato ci controlla attraverso il 7:30, vuole sapere i fatti nostri. Attenzione, perché il 7:30 ben costruito ci consente di risparmiare, e questo è importante per una famiglia. E allora, innanzitutto, chi deve fare il 7:30? Partiamo. Allora, partiamo dal principio. Una piccola precisazione sulla tempistica. È partito il 7:30 con l'arrivo dei CUD da giorno 23, quindi da lunedì c'è disponibile la precompilata, e tutto quello che riguarda il mondo dei media ci stanno praticamente tampinando con: è arrivata la precompilata, arrivano i messaggi sui cellulari che è arrivata la precompilata perché è scritto al cassetto fiscale,
e tutto. Cosa significa? Semplicemente ricordarci di pagare le tasse, perché fondamentalmente il presentare la dichiarazione dei redditi serve a pagare le tasse. Però, come dicevi e come abbiamo più volte sottolineato, se ognuno fa il suo lavoro e lo fa bene, quello strumento diventa uno strumento che ci dà la possibilità di inserire correttamente quelle che sono state le spese, le detrazioni, le deduzioni, che a te piace tanto la differenza tra detrazioni e deduzioni. Ormai sono preparata. E quindi di conseguenza ci consente di averne un beneficio, perché alcuni costi normali, che possono essere le spese mediche piuttosto che le spese scolastiche o spese per i figli, spese veterinarie per gli animali domestici o altri, inserite correttamente in dichiarazione, ci danno la possibilità di un recupero del credito. E quindi di conseguenza, facendo fare il lavoro a chi lo sa fare o chi ci dà le giuste indicazioni di dove inserire quelle cose, potremmo avere un vantaggio dal presentare la dichiarazione del reddito. Chi deve fare il 730? Sicuramente chi ha più di un lavoro dipendente, quindi più datori di lavoro nel corso dell'anno, o ha una certificazione unica, quindi una certificazione che viene rilasciata da un sostituto di imposta, un datore di lavoro, che non sia conguagliata correttamente nel corso dell'anno. Qui c'è l'obbligo di presentare la dichiarazione. Quindi l'obbligo della dichiarazione è presentato da tutti coloro che hanno pensione, stipendio, lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, e che non hanno fatto correttamente le trattenute, le ritenute o le detrazioni. Questo dice giustamente come lo sappiamo. Allora, la cosa più semplice è tutte le persone che hanno più rapporti di lavoro, tipo i lavoratori stagionali, chi ha percepito disoccupazione, chi ha cambiato lavoro, chi è andato in pensione nel corso dell'anno, si ritrova ad avere a fine anno più certificazioni dei redditi. Queste certificazioni dei redditi, che una volta si chiamavano CUD, un po' di anni fa si chiamavano 101, quindi le persone le identificano comunque così, adesso si chiamano CU, certificazione unica, stiamo sottraendo una lettera all'anno, arriveremo a non chiamarle. È semplicemente il riepilogo che il datore di lavoro, il sostituto di imposta, consegna al dipendente o nel caso degli enti pensionistici tipo l'INPS o l'ENPAM, per dirne alcuni, al pensionato, ed è un riepilogo di tutto quello che è stato corrisposto al lavoratore o al pensionato nel caso di reddito da pensione durante l'anno. Quindi, oltre a quello che gli è stato corrisposto, quanto ha pagato di tasse su quegli emolumenti che sono stati corrisposti, che tipo di detrazioni ha usufruito, quindi ad esempio parliamo di detrazioni di familiari a carico che possono essere poi conguagliate. Ora, uno di questi soggetti, quindi che percettore di reddito, può trovarsi in una situazione di non aver nel corso dell'anno effettuato correttamente le detrazioni. Può aver chiesto al datore di lavoro delle detrazioni per dei figli che poi hanno lavorato a sua volta e non sono più a carico. Quindi può trovarsi nella situazione di dover conguagliare quella dichiarazione perché non è corretta. Quindi lì c'è proprio l'obbligo di presentare la dichiarazione. Altrimenti ci può essere, come nella maggior parte dei casi, soprattutto per il 730, che è la dichiarazione più semplice da presentare, la convenienza a presentare il 730. Perché? Perché ho due figli a carico che non ho mai messo a carico perché hanno perso il lavoro con la pandemia e quindi sono ritornati a non avere reddito, ma io non ho comunicato al mio datore di lavoro o all'ente pensionistico che erano a carico, quindi nel mio 730 posso andare a recuperare la detrazione per i figli a carico, oppure ho sostenuto delle spese mediche, delle spese scolastiche, delle spese di cui il datore di lavoro non è a conoscenza, perché è vero che ci sono molti dipendenti che oggi usufruiscono dei sistemi di welfare aziendali, perché per esempio molti dipendenti di banche o molti dipendenti di aziende grandi hanno tutto un sistema di welfare e quindi presentando alcune tipologie di spese hanno già un rimborso dal datore di lavoro, ma la maggior parte no. Quindi di conseguenza nella dichiarazione dei redditi abbiamo la possibilità di recuperare tutta una serie di spese. Non ultimo, e cosa che diciamo
avevamo un po' tralasciato negli altri incontri, sono tutti lavori di ristrutturazione degli immobili. Sono due anni molto caldo in questo momento. Infatti, sono due anni che tra super bonus, bonus 110, bonus ristrutturazione e riqualificazione energetica, se ne sta parlando molto. E diciamo che è un po' anche il sistema su cui lo Stato italiano ha puntato per il rilancio un po' dell'economia generale post pandemia. Quindi ci sono state delle proroghe a quello che era il decreto del 110, quindi per la possibilità di beneficiare dello sconto del 110 per i lavori di ristrutturazione. Ci sono state delle proroghe sui bonus facciata e quindi diciamo che un po' molte persone, non tutte perché poi dopo non in tutti i condomini si è fatto questo tipo di ragionamento, però si trovano a poter presentare eventualmente la dichiarazione dei redditi perché i palazzi sono andati col bonus facciata e quindi c'è la possibilità di recuperare, si trovano anche nella difficoltà di non sapere che cosa fare, perché uno dei maggiori problemi che c'è stato a fine dal 12 novembre del 2021 sono stati quelli delle cessioni dei crediti d'imposta derivanti dalle ristrutturazioni. Quindi molte persone stanno venendo proprio in questi giorni a chiedere per la documentazione del 730 e aspettavamo la precompilata un po' per capire come sono stati gestiti questi eventuali cessioni, per capire se devono recuperare qualcosa con la dichiarazione dei redditi o se invece effettivamente finisce tutto lì. Il problema principale sarà, diciamo, abbiamo necessità di vedere la documentazione, non esiste una risposta che possa valere per tutti. Io mi sono un po'... Perché non esiste una risposta che può valere per tutti? E non dovrebbe essere una norma alla quale poi tutti fanno riferimento e quindi il modello è unico? Il problema è proprio quello, la norma del riferimento del 110 ti consente di scaricare comunque una parte di costi che restano a carico dei proprietari. Quindi se un condominio fa la pratica del 110 con tutta la norma relativa alle ristrutturazioni da novembre, quindi con la cessione, i vari decreti che ci sono stati sulle cessioni, sulle proroghe, hanno portato al riconoscimento degli oneri di gestione di queste pratiche che non sono imputabili però nelle pratiche del 110 ma rimangono come ristrutturazione edilizia. Quindi di conseguenza ci potrebbe essere qualche condominio che ti dice ok, abbiamo fatto quel condominio 110 però c'è una parte di questi lavori che voi condomini dovete comunque pagare però potete portare in dichiarazione al 50% come ristrutturazione. Quindi non è una risposta valida per tutti perché la risposta valida per tutti da decreto è che chi aderisce al bonus 110 in dichiarazione non porta niente, chi fa la cessione del credito in dichiarazione non porta niente perché cede il proprio credito a un soggetto terzo e quindi invece di recuperarlo in sede di dichiarazione questo credito gli viene corrisposto da questo soggetto a cui io ho ceduto il mio credito. Il soggetto terzo può essere sia l'impresa che la banca stessa o le poste, altro ente. O un'impresa di assicurazione, sì. Il problema... Nel senso che il soggetto, ad esempio la famiglia, deve fornire una dichiarazione, cosa deve fare? Allora, il problema è complicato perché poi a secondo di a chi cedi il credito ti possono chiedere una sorta di documentazione. La documentazione obbligatoria da presentare per richiedere la cessione del credito è la garanzia che quel credito esista. Quindi che tu abbia pagato effettivamente i lavori, quindi servono copia delle fatture, dei lavori e dei bonifici. Qua mi ricordo una lezione delle ACLI, vediamo se sono stata un'allieva attenta. Mi raccomando, dobbiamo sempre pagare con il bonifico, giusto? Bravo, qualsiasi operazione. Questa è una delle cose che ricordo sempre. Assolutamente sì, quindi proprio la... Quindi non si paga in contanti né per assegno, ma sempre solo bonifico, parlante, giusto, neanche assegno. Sì. Nemmeno bonifico normale, bonifico parlante.
Nel senso, il bonifico parlante è il bonifico per ristrutturazioni o riqualificazione energetica con la causale, con l'indicazione dei lavori di ristrutturazione del beneficiario della detrazione. Proprio perché è una testimonianza di chi è il beneficiario, quindi chi eventualmente può poi dopo cedere il credito. Oltre a questo, per la cessione è importante i titoli abilitativi degli eventuali lavori, quindi la SCIA, se necessaria la CILA, o eventualmente una dichiarazione nel momento in cui si trattano di lavori di edilizia libera che non necessitano di titoli abilitativi, quale SCIA, CILA o quello che sia. Certo. L'asseverazione del tecnico, e questa è stata un'altra... Aspetta, ma qua siamo andati... voi che ci seguite la faccio io la domanda, no? Perché mo ha detto una cosa, l'asseverazione del tecnico, che cosa significa? Proprio allora, è una certificazione che deve fare un ingegnere, un geometra, un architetto, quindi un professionista tecnico, dove va ad indicare che quei lavori sono stati effettuati a regola d'arte, quindi tutto quello che riguarda la certificazione dei lavori come se fossero un collaudo, quindi dimostrare quei lavori. Inoltre, il tecnico che deve avere una polizza apposita per quei tipi di lavori che va a certificare, questo è un altro fattore importantissimo, deve dichiarare che nello svolgimento di quei lavori è stato... Si è tenuto conto di quello che è il listino prezzi regionale per quella tipologia di lavori. Questo perché? Perché nel momento in cui sono ripartiti i lavori, inutile che ci giriamo intorno, facciamo finta che non sia così, ma purtroppo è così. Ho capito già cosa vuole dire Natalia. Le fatture sono state maggiorate e i lavori sono stati fatti con dei costi molto più alti rispetto a quelli che erano previsti. E quindi di conseguenza le persone che hanno soffritto di questo bonus si sono trovati nella condizione di guadagnare molto di più di quello che era la disponibilità. Questo che cosa ha portato? Cioè il perché si fa riferimento al listino dei prezzi? Non è un capriccio di qualcuno. È che i soldi per il bonus delle cessioni e delle ristrutturazioni per destinazione economica generale sono comunque previsti da un capitolo di spesa del bilancio dello Stato. Cioè quello che lo Stato ci restituisce è in relazione alle tasse che noi paghiamo. Quindi lo Stato a monte ha detto ok, gli italiani hanno pagato 100 di tasse, gli possiamo restituire 100. Se poi si sono trovati fatture di crediti per 200, di conseguenza non sanno più dove prendere quei soldi da restituire, per questo si è bloccata la macchina, proprio banalizzando al massimo, però è giusto anche capire perché non è una presa di posizione ma è semplicemente legato a delle condizioni tecniche necessarie per poter usufruire di quel credito, altrimenti non c'è l'asseverazione, quindi la certificazione che quel credito esiste e poi dopo rilasciata da un tecnico abilitato, appunto perché chi meglio di un ingegnere ti può dire se quel lavoro di rifacimento di una facciata di un edificio, appunto, sono stati usati i materiali giusti, la metodologia giusta, non lo può valutare un tecnico commercialista che conosce i prezzi, ma non conosce il lavoro. Quindi per questo è stata scissa ed è stata data al tecnico. Ai commercialisti o ai CAF è stata data poi l'onere di comunicare questa esistenza di credito all'Agenzia delle Entrate direttamente. Quindi per poter fare una cessione c'è un intervento necessario dei commercialisti o dei CAF che devono andare a precisare che quel credito esiste, quindi che le fatture sono fatture, che i bonifici sono stati effettuati secondo le modalità del bonifico parlante, che ci sono le asseverazioni, che c'è la SCIA, cioè che c'è tutto quello che noi metteremo in una dichiarazione dei redditi, quindi la verifica del credito effettivo del soggetto, e in quel caso l'ente, banca, posta o azienda stessa che ha fatto i lavori, l'impresa stessa che ha fatto i lavori, acquista un credito certo perché è riconosciuto con visto di conformità da soggetti che fanno quello per lavoro e sanno che quel credito esiste. Questo in estrema sintesi. E quindi vediamo come ancora una volta la centralità del ruolo del CAF, no? Perché uno magari all'inizio, devo dire, lo abbiamo scoperto di puntata in puntata, di come il CAF può essere un ottimo mediatore, nel senso perché va a mediare tra le famiglie e lo Stato,
perché ci informa, quindi ci rende consapevoli, al tempo stesso ci accompagna, come poi dicevo in apertura, davvero a piccoli passi, e ci prende per la mano il CAF delle ACLI per svolgere e per usufruire di una grande occasione come quello, adesso l'abbiamo sentito, del bonus ristrutturazione, però ovviamente ci dobbiamo attenere a delle regole ben precise, ben chiare. Parliamo, ovviamente stiamo parlando del bonus ristrutturazione, e ci viene in mente anche quello sul risparmio energetico, perché poi in qualche modo forse camminano di pari passo. Sì, assolutamente, anche perché diciamo che il risparmio energetico è hanno ampliato e hanno introdotto delle categorie per consentire alle persone di poter guadagnare un qualcosa con la restituzione di una parte del, appunto, delle spese fatte. Una sola cosa, il bonus ristrutturazione prevede dei limiti a secondo della tipologia di intervento che si va ad effettuare. In linea di massima, lasciando, diciamo, da fuori il 110, si recupera il 50% in 10 rate annuali sulle singole dichiarazioni dei redditi. Il risparmio energetico fino a un paio di anni fa prevedeva il 65% quasi per tutto quello che portavi come risparmio energetico. Allora, risparmio energetico, quindi la sostituzione degli infissi, perché mi consente appunto di evitare quegli spifferi e di conseguenza di avere un risparmio anche di calore, e infatti va presentata una pratica aggiuntiva proprio di dimostrazione che esiste un risparmio energetico sul bene. L'acquisto di una caldaia a condensazione piuttosto che una caldaia standard, perché mi consente di consumare meno. Le schermature solari, perché casomai per delle case con una forte esposizione al sole mi consentono di raffrescare l'interno ed evitare l'uso del condizionatore. Certo. Quindi ci sono tutta una serie di i depuratori dell'acqua che mi consentono di non comprare l'acqua, quindi come bonus idrico, evitare il consumo di plastica piuttosto, e quindi utilizzare l'acqua e depurare l'acqua. Ci sarei arrivata, devo dire. Questa è una cosa che mi colpisce. Sì. La messa in sicurezza degli immobili come passaggio di classe per le misure antisismiche rientrano comunque in un risparmio energetico generale, perché la misura antisismica ti consente di avere una detrazione sisma bonus. Diciamo, tutti i bonus di ristrutturazione partono da questi passaggi. L'acquisto di elettrodomestici di classe A o superiore, adesso da gennaio le classi A o superiori sono superate, perché pare che si sia passato alle classi da G a F, non so perché, non è una cosa talmente tecnica che sinceramente non ho tentato. Quindi, di capire, bisogna considerare dalla classe G in poi. Sì, G e Genova, Empoli, Firenze, G e F. Sono le nuove classi energetiche al momento, diciamo, che ero ferma là, devo dire, ero ferma là con i diversi più a secondo delle cose. Invece no, adesso è normale che ce ne sono ancora pochi sul mercato, perché è una caratteristica introdotta quest'anno, quindi tutta la produzione sul mercato, tenendo presente che molto di mercato, allora io credo che le abbiano cambiate per una questione di evitare, cioè di smaltire macchine vecchie. Okay. Cioè, nel senso, si sono trovati ora col problema della pandemia con dei depositi pieni comunque di macchine. Sappiamo che la tecnologia purtroppo è molto più veloce di quello che è il sistema, e quindi di conseguenza c'è una giacenza eccessiva di materiale vecchio, e quindi hanno tentato di fare uno smaltimento delle cose con un cambio di classe energetica. Però questo è una delle varie interpretazioni a livello. Fatto sta che se io acquisto un elettrodomestico, quindi lavatrice, asciugatrice, forno, macchina della cucina, o quindi grandi elettrodomestici, il congelatore piuttosto che altro, si ha una classe energetica
particolare, pagandolo in quel caso anche con la carta di credito, non necessariamente col bonifico parlante, posso portarlo in detrazione. Posso portarlo in detrazione. Quanto portiamo in detrazione? Allora, rientrano attualmente per quest'anno, cioè nel senso sul bonus mobili, quindi per il 2021 sono 10.000 euro, nel 2022 sono 10.000 euro, per il 2023 fino al 2024 dovrebbero essere massimo 5.000 euro. Ah, quindi non c'è una percentuale, ma c'è una quota unitaria. Allora, c'è una quota massima che tu puoi portare in detrazione, la percentuale di detrazione è il 50% in 10 anni. Quindi la quota massima è 10.000 per quest'anno, sì, e deve rappresentare il 10% di quanto ho preso, di quanto ho speso, scusami. No, allora la quota massima, no. Allora, la quota massima che tu puoi portare in detrazione sono 10.000 euro. Okay. Di quello che effettivamente spendi, recuperi come credito il 50%, però diviso in 10 rate. Ok, chiaro. Quindi te lo porti per 10 anni. Il bonus morbidi, e quindi da in cui rientra questa parte di risparmio energetico. Perché si parla di risparmio energetico? Perché anche per questa tipologia di elettrodomestici sarà necessario presentare la documentazione relativa al risparmio energetico. Quindi va comunicato, oltre appunto al pagamento tracciabile nel caso di mobili, quindi anche con la carta di credito, basta che non contanti, però non c'è necessità del bonifico per i mobili, c'è necessità però delle comunicazioni all'Enea. L'Enea, l'Ente Nazionale Energie Alternative, praticamente ha una modulistica che va presentata entro 90 giorni dal collaudo, in cui si dichiara che si è stato acquistato quel bene, e come se venisse iscritto in un certo senso quel bene nel registro del risparmio energetico, per essere a conoscenza di questa posizione. È un adempimento in più che va fatto. Di solito è un adempimento che i costruttori, per quello che riguarda quindi i produttori degli infissi piuttosto che l'installatore della caldaia o il rivenditore della lavatrice, essendo già a conoscenza di questo adempimento, te la predispongono già nel momento in cui ti fanno la vendita, oppure ci siamo sempre noi che aiutiamo eventualmente a compilare la domanda nel momento in cui qualcuno dovesse avere necessità e non ha chi gliela fa. Un'altra cosa che rientra nella ristrutturazione è anche la sistemazione del verde, quindi il bonus verde. Perché il bonus verde, in vari ambiti, devo dire che diciamo, c'è un bel percorso per chi deve fare la ristrutturazione, che sia di un palazzo o della singola casa, abbiamo quindi tutte le varie opzioni. Quindi devo dire, il bonus verde non ne avevo sentito parlare. Ma il bonus verde alla fine potrebbe anche essere la copertura semplicemente su un terrazzo o un balcone particolarmente grande di un giardino pensile. Allora, giardino pensile, uno non deve pensare a un'installazione chissà quanto giapponese di Feng Shui, la giardino della Minerva, no? Che vi invitiamo, approfittiamo. Infatti, sì. Possiamo anche a casa nostra avere un angolo verde, e quindi perfetto. Quello è il nostro. E quindi, quella è l'installazione, pagando con bonifico e indicando un limite massimo di 5.000 euro, c'è sempre la possibilità di recuperare il 36% in 10 anni, quindi comunque è un qualcosa che uno volendo può abbellire, perché appunto l'installazione di piante ci consente di avere un microclima, per questo rientra poi sempre in quello che è la riqualificazione energetica, perché comunque è normale che giustamente la pianta ci crea il microclima giusto, l'ossigenazione, no? La produzione. Sì. Ah. E quindi per quello, se si tratta di piante di un piccolo orto, quindi una produzione poi anche minima, però l'ottica, diciamo, la ratio della norma è quella di sviluppare un piccolo microcircuito di chilometro zero piuttosto che un piccolo microclima con un'ossigenazione diversa, con una frescura nel momento in cui uno ha degli spazi differenti, perché se parliamo di un giardino e mette delle piante possono creare comunque un'ossigenazione, oltre che proprio ossigenazione migliore, ma anche una riparazione di quello che è l'immobile o il giardino stesso, quindi un'ombreggiatura e quello che è. E anche le spese di manutenzione di quelli che sono giardini, perché poi è normale che casomai un terrazzo ha una manutenzione
del verde diversa, che non è, non c'è necessità di un giardiniere, ma chi ha un giardino un po' più grande in una villa o in un parco condominiale c'è una manutenzione del verde, anche quello potrebbe rientrare in una sistemazione di bonus verde. E quindi considerare che se ci sono delle spese sostenute per questo tipo di interventi è possibile portarli in detrazione. Sempre per ricollegarci a quelle cose che casomai diamo per scontato e che poi invece ci possono tornare utili in sede di dichiarazione dei redditi. Come... Allora, io, perché è arrivata la sorpresa, quindi sì, per i nostri amici di Pantacù, rubo altri 5 minuti a Natalia prima di chiamare la nostra ospite, perché tra gli argomenti che sono stati annunciati anche attraverso il nostro post c'è quello della rimozione delle barriere architettoniche, quindi vorrei fare anche, perché anche questo potrebbe rientrare lì dove c'è l'esigenza di fare una ristrutturazione, che sia condominiale o che sia legata al singolo appartamento, ci può essere poi può nascere l'esigenza di dover abbattere delle barriere architettoniche, quindi per creare una struttura più inclusiva. Anche in questo caso ci sono delle agevolazioni? Assolutamente sì, e le agevolazioni sono anche più forti rispetto a quelle dei lavori di ristrutturazione, perché nel caso di barriere architettoniche la ristrutturazione non la recuperi in 10 anni, ma in 5 anni, quindi si abbatte di molto, perché praticamente si raddoppia quello che è la quota annuale da poter prendere. Cioè, va sottolineato anche un altro passaggio, che molte delle barriere architettoniche, come dicevi tu, a livello condominiale, possono essere abbattute anche chiedendo dei contributi a livello regionale. Ed è normale che nel momento in cui c'è la richiesta ai contributi regionali o ai contributi di terzi, quello non va ad essere portato ulteriormente nella dichiarazione dei redditi. Quindi quando sono importanti o riguardano delle opere un po' più grandi, per cui la singola persona può avere delle difficoltà, cioè quando non si tratta di costruire la semplice rampa per arrivare in ascensore, perché diciamo che è una di quelle più comuni e più presenti, soprattutto è una di quelle che molte volte, soprattutto nei grandi condomini, non c'è una grande attenzione da parte di tutti, e quindi il singolo soggetto si trova a doverle fare da solo, perché essendo un problema di un'unica persona. E quindi può comunque sicuramente, se non dovesse avere il contributo regionale, fino a una spesa di 96.000 euro, comunque, quindi una spesa comunque importante, recuperarla in 5 anni, per quello che riguarda. Addirittura con la nuova legge di bilancio del 2022, quindi per l'anno 2022, il bonus è pari al 75% di quello che è stato speso, perché fino al 2021 era lo stesso il 50%. Nel 2022, quindi da quest'anno, se uno decide di fare un superamento, un abbattimento di una barriera architettonica, ha la possibilità di dedurre il 75%, che non è assolutamente... Una bella percentuale, una percentuale importante, vediamo. Allora, la nostra ospite c'è, allora la facciamo entrare in diretta, chi è stata citata all'inizio, sia da me che da Natalia, Antonella Spadafora. Non poteva mancare, per l'ultima puntata del mercoledì di Pantacuci doveva essere. Non poteva mancare. Antonella. Ciao Antonella. Ciao Concita, ciao Natalia, piacere di rivedervi, anche se è per l'ultima puntata, quindi un po' con un pizzico di nostalgia, come diceva Concita prima, che mi ha fatto pure un po' emozionare, quindi... Allora, tra l'altro chiudiamo con i mercoledì di Pantacù, però magari annunciamo anche che ci sono altre attività, perché comunque Pantacù continua per un altro po', abbiamo uno scorcio, un mese e mezzo ancora di attività e di lavoro, e tra l'altro ci sono in calendario 3 appuntamenti dedicati al teatro, ovviamente non dico altro, altrimenti dico tutto io. E Antonella Spadafora, ci vuoi ricordare, così noi mettiamo in agenda le date, il luogo, e perché no, magari a voi che ci state seguendo, ovviamente ci farà piacere anche incontrarvi in presenza, visto che per noi è sempre stato tutto molto mediato dal computer e da Facebook, devo dire per fortuna, perché ha creato questi ponti straordinari. Allora Antonella, quali appuntamenti ci aspettano? Allora, 3 appuntamenti importantissimi con la chiusura delle attività artistiche di Pantacù.
Quindi partiamo il 31 di maggio a Santa Maria Capua Vetere, al Teatro Comunale, con il lavoro fatto dall'Associazione Casa Babylon con i ragazzi della Scuola Principe di Piemonte. Il 15 giugno passiamo a Salerno, quindi ci sarà l'evento finale del Piccolo Teatro del Giullare di Campania Danza, lo faremo al Teatro Ghirelli, e il 17 giugno chiuderemo a Castellammare di Stabia con l'associazione Funneco e i ragazzi della scuola Danza di Castellammare, appunto. Quindi sono tre occasioni importantissime perché i ragazzi stanno lavorando da tanto tempo. Quest'anno hanno avuto tutto un anno per preparare, insomma, il loro spettacolo finale, sono tutti emozionati e quindi io mi auguro che a tutte e tre le date possano venire, oltre ovviamente ai parenti dei ragazzi, più persone possibili a vedere quanto è stato fatto grazie a questi spettacolari partner che abbiamo e che hanno messo veramente anima e cuore per le loro attività. L'altra novità che proprio oggi infatti ho fatto partire, quindi le scuole subito hanno risposto e hanno mandato immediatamente le circolari, ripartiranno i campi estivi, quindi visto che avevamo, sì, infatti non erano previsti, però avevamo insomma del budget che rimaneva e non potevamo ovviamente insomma lasciarlo lì, e quindi siccome i campi estivi sono sempre stati molto ben accolti dai ragazzi, faremo partire i campi estivi a Salerno, a Castellammare, e sto lavorando su Santa Maria Capua Vetere per capire dove potervi far passare queste tre settimane che coprirà il progetto Pantacù. Quindi insomma tante cose in questi giorni, poi questo ci tengo a dirlo, da lunedì ad oggi, ora sono ripartiti poco fa, ci sono stati i colleghi di Human Foundation che sta seguendo la valutazione di impatto del progetto insieme alla Fondazione Carisa del monitoraggio, ha fatto dei focus group con i ragazzi a cui ahimè non ho potuto partecipare, non ho potuto vedere, però mi sarebbe piaciuto tantissimo, hanno raccontato che sono uscite delle sollecitazioni bellissime, come immaginavo, insomma, dai ragazzi che non si sono assolutamente fatti prendere dalla paura, dal timore di vedere queste due persone che non avevano mai visto, ma hanno raccontato quello che è stato per loro Pantacù. Quindi insomma abbiamo concluso anche questa parte e ora si stanno concludendo tutti i questionari che appunto la Fondazione Carisal sta distribuendo nelle scuole a tutti i ragazzi che hanno partecipato quest'anno, quindi direi che insomma maggio, giugno, aprile, maggio e giugno sono stati veramente tre mesi molto molto pieni, anche se siamo alla fine. Allora, prima di farti una domanda, vi voglio condividere un messaggio che mi è appena arrivato e poi vi dico da chi mi è arrivato. Un saluto affettuoso a voi, confermandovi amicizia e la nostra presenza al vostro fianco. Aibi ed Acli, un sodalizio indissolubile. Un bacio a Gianluca Mastrovito. Cioè, che rimane un riferimento per noi, un grande amico, soprattutto una persona sulla quale si può contare sempre, sempre e comunque, e questo non è scontato, l'abbiamo capito no. Soprattutto durante il nostro percorso. Antonella, no. Che cosa ha rappresentato per te Pantacù? Oh mamma mia, per me è stata proprio una messa alla prova, no, dico mamma mia perché veramente è stata una messa alla prova, io lo dico tranquillamente, non ho vergogna di dirlo. Io progetti così importanti non avevo mai coordinati, quindi veramente non mi vergogno a dirlo, avevo tanta paura, ma avevo la consapevolezza di avere un gruppo di partner, di collaboratori anche di AIBI a cui potevo poggiarmi, a cui chiedere supporto nel momento in cui avessi avuto bisogno di loro, e devo dire la verità che giorno dopo giorno, pur facendo questo lavoro da tanti anni, sono cresciuta. E quindi io stessa devo dire grazie a Pantacù, veramente mi ha arricchito tantissimo e soprattutto mi ha fatto capire, come diceva prima Natalia, che davvero la rete è fondamentale, i ragazzi hanno bisogno di tutti noi perché hanno veramente queste grandissime risorse che però tengono lì, magari in un posto nascosto,
insomma, ieri a un tavolo che abbiamo fatto con alcuni partner è emerso anche questo, di ragazzini che si sono aperti, sono veramente sbocciati, quindi quello che mi lascia pantacù è aver contribuito anche magari in piccola parte a far sì che questi bambini, perché sono bambini, abbiano potuto capire effettivamente chi sono, ecco, costruire un piccolo pezzetto della loro identità. Natalia, sicuramente noi abbiamo affrontato tanti argomenti, no? Come dicevo in apertura, tra l'altro le ACLI incontrano tante famiglie. Secondo te quanto sono importanti progetti come Pantapù per avvicinare poi di fatto proprio le persone, al di là delle finalità? Allora, sicuramente come ti dicevo prima, la rete aiuta, è aiutato tantissimo nel far sapere che altre persone fanno qualcosa. Cioè, il problema secondo me di fondo è quello. Nel momento in cui partecipo a Pantacoup come ACLI e ti dico, faccio il mio, quello che so fare, continuo a fare quello che so fare. Dando la possibilità a chi sta a casa e casomai non se lo sarebbe aspettato nemmeno che mandando il figlio a fare nuoto, non mi viene in mente, non lo so perché il nuoto, o cioè la pallanuoto, È un esempio molto. poteva avere la conoscenza del bonus verde, di conseguenza la vedo come proprio un accrescimento totale, era quello che ti dicevo prima. Allora, l'incontrare la famiglia, intesa come famiglia, come ACLI per me è normale. Allora, però incontrarla in un contesto che non è normale, perché le ACLI a scuola non sono normali, o in un contesto come le scuole medie ancora meno, perché Certo. casomai per l'alternanza scuola-lavoro, per altre tipologie di progetti è più facile. Quindi andare incontro a chi è concentrato, perché i problemi della famiglia di oggi, e quindi anche il genitore che non ha la possibilità di guardarsi intorno, perché trova difficoltà, e quindi di poter trovare una risposta alle sue esigenze che necessariamente ci sono nella quotidianità in un progetto scolastico del figlio, inteso proprio cioè nell'estrema semplificazione del progetto, è sicuramente quel valore aggiunto, perché alla fine ti consente di far capire alla famiglia che in un servizio di rete trova assistenza in tutto e non solo nell'accompagnarlo in un'attività extrascolastica, quindi che rimane fine a se stessa. Cioè, io la grande potenzialità, lo dissi già all'inizio del progetto, la vedo proprio in quello, cioè un progetto nato in una semplice attività, diciamo semplice sempre per Certo. banalizzare, come ampliamento di un'offerta formativa che però consente di creare in loro altre aspettative che vanno molto fuori dall'offerta formativa, perché la possibilità di parlare con le psicologhe piuttosto che con il laboratorio di, non so, di acconciatura che hanno fatto, perché poi uno ha seguito giustamente quello che c'è, la radio. Allora, non è semplicemente il voler impegnare i ragazzi in qualcosa, è volergli fare capire che il mondo di fuori è già anche a loro, perché poi, ok, noi ci siamo rivolti alle famiglie. Ma alla fine è proprio quello, cioè il mondo è fatto da tanti piccoli pezzi, da tante altre cose che necessariamente dobbiamo affrontare e che quindi è bello poi poterle affrontare insieme, ed è bello che un'offerta formativa, un approfondimento non diventa semplicemente come occupo il tempo di, quindi in quel caso dei ragazzi, ma è un'esigenza di tutta la famiglia, quindi un rispondere alle esigenze di tutti. Antonella Spadafora, per agganciarmi a questo ragionamento di Natalia, rispetto anche al rapporto con la scuola, no? All'inizio appunto il progetto Pantacoup all'interno delle scuole ha portato tutta una serie di attività, come ricordavamo anche all'inizio, che appunto lo sport, il teatro, la musica, l'artigianato, i mestieri con la CNA, questo è stato un altro tassello di grande novità.
e poi c'è stata di fatto una grande evoluzione, cioè lì dove Pantacue è riuscita ad incidere su quello che è un percorso formativo extracurriculare, perché di fatto poi i laboratori si sono tenuti nel pomeriggio, in chiusura ha portato, secondo me, quello che potrebbe definirsi un po' il fiore all'occhiello, o per usare una metafora a me cara, un bel paio di scarpe sotto un vestito. Io che adoro le scarpe perché chiudono il tutto, sono quel particolare che fanno la differenza, e penso che la banca delle abilità ha un po' rappresentato la sintesi di tutto il percorso, perché ci sono stati dei genitori che hanno messo a sistema, no? Hanno messo in rete le loro competenze, competenze professionali, ma anche legate ad un hobby, ad una passione, e le hanno portate in classe con dei piccoli corsi, piccoli intendo non erano di tanti mesi, ma che hanno dato il senso di una collaborazione strettissima tra quella che è la comunità esterna, come diceva Natalia, la scuola stessa. Quindi Pantacu ha inciso di fatto nelle scuole che ha coinvolto. Sì, assolutamente. Io devo dire che effettivamente la riprova che abbiamo fatto un bel lavoro l'abbiamo avuta con l'avvio della Banca delle Abilità, perché in questi anni abbiamo costruito fiducia, quindi un rapporto di fiducia con le scuole, soprattutto con i genitori, che poi ci lasciavano i loro figli. Credo che a un certo punto loro abbiano capito che stavamo costruendo altro, che non era, appunto, come diceva pure Natalia, un parcheggiare il figlio a un'attività appunto e basta, ma che c'era una costruzione di qualcosa di più grande. E quindi quando abbiamo iniziato quest'anno a settembre insomma tutta la promozione della Banca delle Abilità, è stato poi da una parte facile, anche se non ce lo aspettavamo così facile, nel senso che ci aspettavamo numeri molto più bassi. Invece già fin da subito alcuni genitori hanno capito che potevano entrare in questa squadra, e che questa squadra, ampliata dal loro supporto, avrebbe poi contribuito anche l'anno prossimo, quando Pantacu non ci sarà più, a proseguire però quello che abbiamo iniziato. E quindi attualmente sono 18 i genitori che stanno nelle quattro scuole a fare diverse attività. Oggi c'è stata l'uscita a Santa Maria con questa mamma e anche docente che si è messa a disposizione per far scoprire le bellezze della loro città, ma ieri appunto in discussione con Uma Foundation è emerso anche che ad altri genitori che purtroppo ci hanno contattato in ritardo abbiamo dovuto dire faremo l'anno prossimo. Quindi si sta avviando un tam tam che io dico non deve essere assolutamente disperso, e quindi faremo in modo, perché il problema ovviamente è che ci deve essere un minimo di coordinamento. I genitori hanno tanta buona volontà, però è ovvio che tutto il lavoro che c'è stato dietro per mettere insieme i calendari delle attività, organizzarsi con le scuole, mandare gli inviti, eccetera, non può essere delegato tutto al volontariato familiare. Quindi un minimo di coordinamento deve esserci. Ma io immagino questo piccolo numero, ma grande, di famiglie che già si sono messe a disposizione in questo momento su quattro scuole della Campania. Se si allargasse, prendiamo per esempio il territorio di Salerno, a tutte le scuole del territorio di Salerno, noi avremmo un capitale di esperienza da donare ai ragazzi, fatto direttamente dalla comunità, indescrivibile. Io sono sicura che veramente metteremmo in circolo, quando si dice ma non ci sono tante attività gratuite da far fare, avremmo un calendario di attività gratuite, perché poi ovviamente loro si mettono a disposizione gratuitamente, veramente indescrivibile. Quindi questo secondo me è il punto di partenza che ci lascia ora Pantacu. Finendo ci lascia un punto di partenza che è questa banca delle abilità, che deve necessariamente andare avanti. Allora, noi siamo arrivati quasi alla fine del nostro tempo, noi prendiamo massimo un'ora e mancano pochi minuti, e vorrei chiamare un'altra persona qui in diretta, perché l'abbiamo sempre nominata, no? E abbiamo sempre utilizzato, l'abbiamo chiamato Mr. Pantacu, però nessuno l'ha mai visto Mr. Pantacu, e per i nostri amici è davvero un perfetto sconosciuto. Invece è una persona straordinaria che ci ha supportato e sopportato in tutti i modi,
e ha permesso questi collegamenti ogni mercoledì con i suoi consigli, quando ogni tanto mi avete visto distratta che guardavo di lato, è perché noi comunichiamo attraverso WhatsApp, quindi lui mi dice se le cose stanno andando bene, stanno andando male, se abbiamo problemi di linea, quindi tiene tutto sempre sotto controllo. Quindi allora, signor Pantacù, mister Pantacù, credo che sia il caso di presentarti ai nostri amici, ti devi far vedere, perché vogliamo dare un volto a mister Pantacù. Eccolo qui. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Marco, tutto il mondo di Pantacù. Marco, grazie, grazie davvero di cuore per tutto quello che hai fatto, e hai fatto un lavoro straordinario. Senza di te i mercoledì non ci sarebbero stati. E che cosa ha rappresentato per te questo viaggio? Vai. Conoscenza, poi questo gruppo è veramente stato... Ogni, diciamo che per ogni diretta c'era qualcosa di nuovo da scoprire, ma soprattutto mi dava sempre più la possibilità di vedere che c'era veramente un gruppo, cioè un gruppo formato dalle testimonianze delle famiglie, dai ragazzi, dai docenti, dalle ACLI, da tutti i partner, è stato veramente bello. Poi effettivamente l'ultima puntata, da quant'è Antonella che siamo in ballo con Pantacù? Da un bel po' di anni, avevo meno capelli bianchi. Quattro. Veramente una bellissima esperienza, davvero, e anche grazie a voi, perché per me è stato veramente molto molto importante, anche se ero dietro le quinte, ma è veramente, mi ha arricchito molto questo, veramente. Però ti aspettiamo il 15, Appunto, allora, anche perché dovete sapere che appunto il Marco, almeno Antonella lo conosce bene, per me è stata una conoscenza sempre molto mediata, ci siamo incontrati prima telefonicamente, ci siamo sentiti, poi insieme abbiamo costruito il percorso dei mercoledì di Pantacù e ci siamo sempre visti attraverso la piattaforma che poi ha fatto da ponte e ci ha uniti. E il 15 di giugno quindi scenderà a Salerno da Milano, dal nord, scende al sud, e quindi finalmente conosceremo di persona Marco, e sarà un piacere ed un onore. Ovviamente vi racconteremo anche quello che accadrà, continuate a seguire la pagina Facebook di Pantacù, perché vi racconteremo, vi faremo vedere le foto degli spettacoli, quindi vi racconteremo le emozioni dei ragazzi che calcheranno la scena, quindi avranno la loro prima teatrale. Poi il 15 ci sarà anche Marco con noi, e quindi proveremo a condividere ancora tutto quello che ha da raccontare il progetto Pantacù. Natalia, grazie a voi di tutto, davvero. Grazie a te, ma soprattutto grazie alle ACLI. Noi ringraziamo te, ma ringraziamo anche Rosa, che ha iniziato con noi la collaborazione, e quanti delle ACLI si sono collegati e ci hanno dato dei consigli preziosi. Grazie a voi davvero di tutto. Allora, grazie Antonella Spadafora, e vabbè, ma noi continuiamo ancora per un altro po' a vivere questo straordinario progetto che è Pantacù. Grazie Marco Carretta da Milano, mister Pantacù. Grazie a voi ancora, veramente, mister Pantacù, mi piace mister Pantacù. Pantacù, no, tu ormai sei per noi mister Pantacù, e grazie a tutti voi. Però vai. L'ultimo ringraziamento io lo voglio fare a te, perché veramente... Grazie. No, vabbè, tu sei un'immagine di Pantacù, veramente di eleganza, di meraviglia, ecco, Pantacù è un progetto meraviglioso, io non potevo che avere veramente accanto una persona splendida come te, di cuore, e quindi grazie. Grazie, noi vi salutiamo con... sono commossa per quello che ha detto, grazie Anto, e vi voglio salutare con un pensiero. Allora, Pantacù è un progetto pensato per i bambini, perché nasce soggetto capofila AIBI, l'Associazione Amici dei Bambini, e mercoledì si chiudono proprio oggi, che non è un bel giorno per i bambini, per dei bambini in Texas. Erano andati a scuola, dovevano imparare, e invece purtroppo questi bambini... Hanno trovato la morte, e queste notizie non si possono leggere. È nostro dovere di tutti, in qualsiasi angolo del mondo, difendere i bambini. Non si può morire così un giorno andando a scuola. Per loro il nostro saluto. Buon Pantacù a tutti.